Reca l'audizione informale in videoconferenza di rappresentanti della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali nell'ambito dell'esame in sede consultiva, limitatamente alle parti di propria competenza del disegno di legge 2790 Governo, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Saluto i colleghi che parteciperanno alla seduta da remoto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento del 31 marzo 2020, ai quali rivolgo l'invito a tenere spenti i microfoni per consentire una corretta fruizione dell'audio. Ringrazio il Presidente nazionale Giambattista Baccarini per la sua partecipazione ai lavori della Commissione e gli cedo la parola per lo svolgimento della relazione. Prego, Presidente. Bene, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti gli onorevoli presenti che sono in ascolto e ringrazio per l'opportunità, la possibilità di poter dare un contributo a questa importante strategica legge di bilancio del prossimo anno. Voi sapete che il settore immobiliare è un settore strategico per l'economia del nostro Paese, ha un'importanza di primo piano, essendo che cuba circa il 22% interno lordo italiano. Non ha solo un'importanza economica, con un indotto, compreso il mondo delle costruzioni dell'edilizia, di oltre 1 milione di operatori, ma anche un'importanza di natura valoriale e sociale, essendo che sappiamo che il 60% dei risparmi delle famiglie italiane sono canalizzate proprio nella proprietà immobiliare diffusa, e sappiamo che 8 italiani su 10 sono proprietari dell'abitazione in cui vivono. Quindi ecco, l'importanza, diciamo, sia economica che sociale, credo che sia un elemento imprescindibile. Sicuramente questa crisi sanitaria ha portato ripercussioni in tantissimi settori, tra cui anche e soprattutto nel settore immobiliare, dell'edilizia in generale, e riteniamo quindi, con queste proposte, di dare una spinta, diciamo così, al rilancio, alla vitalità del mercato immobiliare e quindi dell'economia nazionale. E questo però nel rispetto del piano europeo Next Generation, quindi delle indicazioni europee, in particolar modo tra i tre assi delle indicazioni europee c'è quello della transizione verde, che tra l'altro è di strettissima competenza della Commissione in oggetto. Le proposte che noi portiamo all'attenzione sono sostanzialmente su quattro assi. Da una parte l'incentivazione, appunto, alla riqualificazione energetica, quindi alla transizione green del nostro stock immobiliare nazionale; dall'altro l'alleggerimento della fiscalità in ambito immobiliare, che sappiamo essere molto importante per la vitalità del mercato; sicuramente un rilancio, un'incentivazione del settore turistico, che sappiamo essere stato particolarmente colpito da questa crisi pandemica, e l'agevolazione all'accesso alla casa e di contrasto in particolar modo all'evasione fiscale e all'abusivismo in ambito immobiliare, favorendo la legalità e la trasparenza in un settore che sappiamo purtroppo non sempre garantirlo. Diciamo che per quanto riguarda le proposte in materia di efficientamento e di qualificazione energetica, noi riteniamo che gli incentivi che abbiamo visto nel testo della legge di bilancio, gli incentivi fiscali, quindi legati alle agevolazioni fiscali sull'immobiliare, che sono i bonus di strutturazione edilizia, ecobonus, sisma bonus, bonus verde, bonus arredi, bonus facciate, abbiamo visto che sono stati prorogati, probabilmente verranno prorogati di un anno. Noi riteniamo che debbano essere resi strutturali per almeno 5 anni. Questo perché tutti noi capiamo bene che chi si appresta, diciamo, a fare un investimento in ambito immobiliare, sicuramente è molto importante che abbia una visione a medio e lungo termine, appunto per stimolare e accelerare quella transizione, quel processo di trasformazione del nostro patrimonio immobiliare, che sappiamo essere molto vetusto, molto vecchio, appunto in modo che possa essere riqualificato anche dal punto di vista non solo energetico ma sismico. La seconda proposta riguarda il super bonus del 110%, che riteniamo essere una misura particolarmente strategica per il rilancio del settore, tutto del settore immobiliare, ma in particolare dell'usato, che racchiude il 75% delle transazioni immobiliari. Tre sono le proposte legate al super bonus. La prima è quella di estenderne la durata ad almeno 3 anni, quindi sappiamo oggi che è previsto una proroga nel testo del decreto di rilancio fino al fine 2021. Riteniamo che almeno fino a fine 2024 debba essere prorogato.
Basti pensare alle faticose delibere assembleari nei condomini, anche se sono state recentemente in parte snellite, ma ecco, ma riteniamo che debba essere prorogato questo termine. Già da questa legge di bilancio abbiamo sentito che Patuanelli anche questa mattina, insomma, ha parlato di un'intenzione in questo senso, però ecco, riteniamo molto importante che sia fatto ora nella legge di bilancio, proprio per dare come dire, un reale e fattivo contributo nel riuscire a porre in essere queste opere così importanti. La seconda proposta riguarda di ampliare gli interventi che ricadono in questa misura, in questo provvedimento, a tutto il patrimonio immobiliare, non solo a una parte, seppur cospicua, del residenziale, ma all'intero patrimonio residenziale, ma anche al non residenziale, quindi negozi, uffici, capannoni, laboratori artigianali, perché se la finalità è comunque quella di riqualificare l'intero patrimonio immobiliare nazionale, credo che sia opportuno che sia esteso con una particolare attenzione per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Noi abbiamo il nostro centro studi della federazione ha effettivamente previsto che oltre il 50% dei palazzi in centro storico non ha l'ascensore. Ecco, pensiamo come riuscire a incentivare questo tipo di interventi che andrebbero ad agevolare, diciamo così, coloro che quelle categorie, diciamo, socialmente più deboli, come gli anziani, come i disabili, ma anche pensiamo alle giovani coppie con i passeggini, ecco, riuscire, diciamo così, a consentire loro, a stimolare, diciamo così, la realizzazione di questi ascensori montacarichi che andrebbero non solo appunto ad agevolare queste categorie, ma anche a consolidare sismicamente l'immobile e soprattutto a valorizzarlo dal punto di vista, diciamo, del patrimonio immobiliare e ovviamente il riferimento in particolare ai piani, diciamo, dal secondo o terzo piano in su. In ultimo, snellirne le procedure, perché abbiamo visto esserci 42 step dall'inizio alla fine dell'iter burocratico, diciamo, per la realizzazione di questi interventi. È molto importante riuscire a facilitare, snellire. Sappiamo che il sottosegretario Villarosa aprirà a breve un tavolo di confronto per la semplificazione, ecco, però riteniamo veramente importante renderlo concretamente fattibile. Per quanto riguarda invece il secondo asse, quello delle proposte in materia di alleggerimento della fiscalità immobiliare, con il piano europeo e con gli ingenti risorse messe in campo e confermate anche ieri sera dal Presidente del Consiglio dei Ministri, la trasmissione televisiva di La 7, con le risorse ci sono tante, ecco, credo mai come in questo momento sia opportuno fare delle scelte coraggiose, come e anche soprattutto in ambito appunto fiscale, sapendo che il nostro paese ha una fiscalità in termini di tassazione immobiliare la più alta in Europa. E quindi un modo concreto per poterla agevolare, secondo noi, è la possibilità di introdurre la deducibilità dell'IMU, ovviamente nell'anno successivo al suo pagamento, anche per le persone fisiche e anche per le abitazioni. Oggi è prevista, come sapete, solo per le persone giuridiche, solo sugli immobili a uso diverso dall'abitativo. Con questa misura, secondo noi, si darebbe la possibilità ai comuni, quindi alle amministrazioni locali, di mantenere le risorse per poterle ovviamente spendere nella direzione di offrire i servizi e garantire i servizi in loco. Nello stesso tempo, per il cittadino si avrebbe l'opportunità di poter appunto avere questo recupero fiscale l'anno successivo, consentendo all'erario, allo Stato, di incamerare i denari del recovery plan e avendo così una spinta per il mercato immobiliare, ma anche e soprattutto per facilitare l'accesso alla casa, andando a contrastare quella che purtroppo diviene con la crisi sanitaria ancor più acuita, la piaga sociale, mi riferisco all'emergenza abitativa. E poi in relazione invece al settore non residenziale, quindi parlo del commerciale direzionale, uffici, negozi, che è stato ancor più del residenziale colpito dalla crisi per evidenti ragioni legate alle restrizioni delle attività economiche, ecco, riteniamo sia importante introdurre la cedolare secca per i redditi derivanti dai contratti di locazione di tutti gli immobili a uso diverso dall'abitativo. Era già stata introdotta per i negozi nel 2019 e questa è una manovra che ha già dimostrato dal 2011 al 2018 per il settore residenziale che porta benefici in termini di recupero di gettito fiscale. Più dettagliatamente, in questi 8 anni si è avuto un recupero dell'evasione tributaria del 40%, ha ridotto la propensione all'inadempimento del 42% e ha favorito la tax compliance, quindi l'adesione volontaria agli obblighi tributari. Mi riferisco alla cedolare secca introdotta per il residenziale. Quindi è importante, secondo noi, introdurla in maniera strutturale anche per il non residenziale. Inoltre, riteniamo che la misura della credito d'imposta del 60%
a favore degli inquilini, appunto in immobile a uso diverso dall'abitativa, con la possibilità di cedere questo credito al locatore, che è previsto, è stato inserito con le manovre legate appunto alla crisi pandemica ed esteso col decreto ristori bis anche fino a fine anno per determinate attività, riteniamo sia opportuno renderlo per il 2021 strutturale per tutte le attività, quindi generalizzato per tutte le attività commerciali, quindi economiche e professionali, ma selettivo ovviamente, con un criterio selettivo legato ovviamente al fatturato, però non su base mensile ma su base annua. Credo che queste misure a livello fiscale porterebbero anche a limitare le criticità legate alla desertificazione dei centri storici, che sappiamo purtroppo essere sempre più presente, ma anche e soprattutto a limitare o mitigare, diciamo così, lo spostamento, diciamo così, del commercio elettronico, che è sempre più prevalente rispetto a quello fisico. Invece sappiamo che sicuramente è molto importante l'incentivazione nell'ambito digitale, ma dobbiamo anche salvaguardare, credo, tutti i nostri negozi e le attività artigianali e commerciali nelle città, anche per rivitalizzare, diciamo, i vecchi borghi. Riteniamo anche che questo porti a una riqualificazione, dell'incentiva, sempre il tema della riqualificazione energetica delle città. Il terzo asse riguarda il rilancio del settore turistico. Sappiamo che il settore immobiliare, unitamente al settore turistico, racchiudono insieme il 35% del PIL, e quindi sono settori che unitamente rappresentano un'importanza strategica per il nostro paese. Riteniamo che due sono le proposte: da una parte far sì che il ricavato dell'imposta di soggiorno, che viene applicata sostanzialmente da tutte le amministrazioni comunali, sappiamo che deve essere questo ricavato indirizzato a misure a sostegno del settore del turismo, ecco, riteniamo che devono essere diciamo così canalizzate a favore delle imprese turistico-ricettive come hotel e alberghi, ma anche a favore delle agenzie di intermediazione immobiliare, anche e soprattutto perché, come sappiamo, negli ultimi 3 anni le locazioni brevi, dette anche turistiche, sono triplicate. Uno studio di Banca Italia recente, sono triplicate, quindi molto spesso vengono intermediate dalle nostre realtà, dalle agenzie di intermediazione immobiliare, quindi è molto importante che vi siano misure che vadano appunto a favorire il turismo in generale, e quindi in maniera molto pragmatica potrebbero consistere, per esempio, in modalità di credito d'imposta, di recupero in termini di deducibilità fiscale per quanto riguarda l'IMU, la TARI, imposti di scopo. Insomma, è vero che è una materia locale, però un'indicazione, diciamo così, del governo e quindi del legislatore in relazione alla canalizzazione di queste risorse potrebbe andare concretamente a incidere sul rilancio di questo settore, che è particolarmente in crisi. Così come in secondo piano, questa è più una proposta più che attiva, diciamo così, in termini passivi, se vogliamo così definirla, cioè riteniamo che sia molto importante stralciare dall'attuale testo della legge di bilancio la parte normativa in cui si prevede la trasformazione obbligatoria del cittadino in imprenditore se decidesse di affittare per periodi brevi più di 4 appartamenti. Questa la riteniamo una norma, un articolato fortemente lesivo, diciamo, della libertà, dell'autonomia del cittadino di poter liberamente scegliere se diventare o meno imprenditore. Sappiamo che l'impresa è già ben definita dal codice civile, ci vuole un'organizzazione di mezzi, di persone, e quindi, ma soprattutto riteniamo che vada a disincentivare fortemente appunto il settore di cui accennavamo adesso, delle locazioni turistiche, che è in grande espansione, che rappresenta un segmento che ha portato e sta portando molti turisti, ovviamente a parte quest'ultimo periodo dettato dalle problematiche di mobilità, ma sta portando e ha portato negli ultimi anni tantissimo incentivo al settore turistico, e quindi farlo in questo momento lo troviamo fortemente decontestualizzato e negativo per il settore, e soprattutto dobbiamo capire, cercare di sforzarci di analizzare che questo settore delle locazioni turistiche porta tanti benefici, va regolamentato, ma è già regolamentato, perché ci sono già le disposizioni legate per esempio al tema degli alloggiati web, cioè di comunicare i dati dell'inquilino alla questura piuttosto che reso conto delle presenze in regione, piuttosto che il periodo di disponibilità nei comuni, è già regolamentato, però porta tanti benefici perché appunto, oltre a stimolare il turismo, porta anche favorisce la riqualificazione sempre energetica degli immobili, perché vengono affittati ovviamente immobili, diciamo, più belli, più decorosi, e sicuramente
porta anche a rivitalizzare i vecchi borghi abbandonati e essere attrattivo per gli investitori nazionali e internazionali. Quindi credo che vada fatta una riflessione attenta su questo tema. In ultimo... Presidente, sì, così possiamo dare la possibilità anche ai colleghi di interagire con lei. Prego. In chiusura sull'ultimo asse, che è quello del favorire l'accesso alla casa, di contrastare l'evasione fiscale, riteniamo che il fondo di garanzia Consap legato ai mutui prima casa debba essere rimodulato e riformulato come era prima del decreto agosto, cioè con previsione per tutti, ovviamente in via prioritaria per determinate categorie di soggetti, quelle chiamiamole più sfortunate, però poi deve essere consentito, se non vengono usufruiti da questi soggetti, anche da coloro appunto che hanno la possibilità e la volontà di comprarsi la casa. Questo andrebbe a favorire l'accesso all'abitazione. E concludo con tre provvedimenti che secondo noi sarebbero molto utili per favorire l'accesso alla casa e per contrastare l'abusivismo, con un recupero in termini di gettito fiscale, che sono molto sinteticamente il consentire ai cittadini di poter detrarsi il 50% dell'imponibile della fattura della provvigione corrisposta da entrambi i contraenti, ovviamente in relazione all'acquisto prima casa. Questo dal nostro centro studi comporterebbe un recupero in 3 anni di 900 milioni. Equiparare l'IVA della fattura provvigionale all'IVA della prima casa, cioè al 4% e non al 22%, ovviamente solo per la prima casa e solo per importi di 250.000 euro come prezzo dell'abitazione. Questo per un recupero di 850 milioni. E in ultimo, quello di indicare in atto pubblico non solo i dati degli agenti immobiliari, ma anche e soprattutto di tutti coloro che sono presenti come lotta all'abusivismo, e se è presente una figura che non è un agente immobiliare, il notaio lo deve segnalare alla Camera di Commercio, proprio per contrastare l'abusivismo ed eliminare il compenso indicato in atto. Va benissimo il mezzo di pagamento e il numero della fattura per l'agente immobiliare e anche per eventuali professionisti. Presidente, mi scusi, devo chiederle di chiudere la questione, perché sennò i colleghi non hanno tempo di farle delle domande e lei di replicare. Assolutamente. Grazie. Metto chiuso e niente, queste sono le misure che riteniamo possono dare un contributo fattivo al rilancio del settore. Grazie. Grazie Presidente. La collega Mazzetti chiedeva di intervenire e poi il collega Foti. Collega, prego. Sì, grazie. Grazie al Presidente di FIAP che ci ha illustrato in modo chiarissimo tutto quello che sarebbe necessario per il rilancio del settore immobiliare, che come sappiamo benissimo viene da una crisi importante, non soltanto post pandemia, ma ormai da oltre 10 anni stiamo subendo questa forte crisi. Io lo ringrazio per tutte le buone indicazioni che ci ha dato, anzi le chiedo se in tempi brevi, se ancora l'ho fatto, ci mando la relazione scritta, perché ogni qualvolta, io ormai sono 2 anni e mezzo che faccio parte di questa legislatura e di questa commissione, ogni qualvolta che ho l'opportunità, come sa benissimo colleghi, metto a conoscenza sia qui la Commissione ma anche l'Aula con molte proposte di legge, interrogazioni, question time proprio su questi temi, e oggi mi rincora molto sentire lei, che è una addetta lavori, andare proprio su questa direzione. Ecco, io chiedo al Governo e alla maggioranza di questo Governo, se non volete ascoltare me, la parte politica di Forza Italia che è all'opposizione su questi temi, che ogni qualvolta vi diamo le indicazioni, ecco, almeno ascoltate la categoria come diciamo della FIAIP, che nel settore immobiliare conosce bene le tematiche e conosce bene anche tutti quei provvedimenti a livello di semplificazione, di detassazione e di miglioramento degli immobili si può fare. Hanno detto cose fondamentali su tanti temi, sul super bonus, sui bonus che esistono ormai da anni ma che non sono mai stati essi strutturati, perché giustamente questo è un tema fondamentale, non si può fare un bonus per il sisma bonus che si rinnova anno a anno perché poi gli investitori non vengano. Come in questo settore, credo che l'ha accennato il Presidente, ma fondamentale è una riforma della giustizia, perché troppi ricorsi ai TAR in questi settori, troppe problematiche della giustizia bloccano proprio tutto quello che è le operazioni immobiliari. Per cui aspettiamo con molto interesse questa relazione che
conosco bene, diciamo, come settore, venendo proprio da quel settore nella mia vita professionale, e auspico veramente che il governo e la maggioranza finalmente ascolti le nostre proposte, che sono anche quelle delle categorie economiche che qui è ben rappresentata. Grazie Presidente. Grazie collega, volevo rassicurare il Presidente Baccarini che ci è arrivata stamattina la relazione, quindi finita le audizioni provvederemo naturalmente a divulgarla a tutti i colleghi e le colleghe. Prego onorevole Foti. Sì, Presidente, io penso che il Presidente Baccarini sia stato oltremodo chiaro, abbia ben delineato quella che è una crisi, direi, di sistema del settore, perché ormai abbiamo 10 anni sulle spalle di crisi, abbiamo avuto un'espulsione nel mondo del lavoro di centinaia di migliaia di persone e rischiamo, che la cosa peggiore, di averne altrettante. Teniamo presente che ancora oggi settore in senso estensivo occupa 1 milione di persone, quindi occorrerebbe senso di responsabilità e porsi il problema in generale dell'abitazione, il problema dell'edilizia e anche il problema dell'urbanistica in un modo sistemico e non attraverso qualche misura spot che spesso e volentieri non è pure nel grado di incidere. Tantomeno non incide se anziché avere delle misure di sistema andiamo di proroga in proroga, di anno in anno, nella incertezza generale. Ciò detto però, Presidente, io le chiedevo soltanto 2 cose. Circa l'80% del patrimonio immobiliare italiano è in classe G, direi poco attrattivo quando non abbandonato. Ecco, chiedevo qual è la ragione per cui a vostro avviso è così importante il super bonus del 110 e perché è così importante che sia in finanziaria. La seconda cosa riguarda un altro aspetto, e cioè la ventilata proposta per quanto riguarda, diciamo, gli affitti brevi, quelli cioè che non hanno una particolare estensione nel tempo, quella proposta che poi è stata stracciata da un decreto legge recentemente, ma che prevedeva che i titolari o i proprietari, per meglio dire, di più di 4 immobili dovessero essere considerati a tutti gli effetti degli imprenditori. Io chiedevo un suo giudizio anche al riguardo, perché ritengo che sia una delle tante modalità, soprattutto quest'ultima, che se seguite riusciranno nella disperata impresa di distruggere anche il mercato delle locazioni turistiche. Grazie collega, do la parola al Presidente Baccarini per una replica, una breve replica, grazie. Sì, grazie Presidente, grazie all'onorevole Foti, all'onorevole Mazzetti. Ma molto velocemente, per quanto riguarda il super bonus, secondo noi è veramente, veramente strategico, però deve essere reso veramente fruibile, snellendo, come dicevo prima, le procedure, ma è interessante e soprattutto molto importante perché ha una serie di benefici trasversali, porta dei benefici in termini fiscali al cittadino, ha la possibilità di accelerare appunto la riqualificazione energetica, quindi avere meno consumi domestici, quindi minori costi poi nelle bollette a livello pratico, abbellisce le città, quindi favorisce il decoro urbano, comporta un minore impatto ambientale e quindi appunto minore inquinamento nell'atmosfera e soprattutto va a valorizzare il patrimonio immobiliare nazionale, che come dicevamo è e rimane come dire, di fondamentale importanza anche e soprattutto come garanzia per il nostro debito pubblico italiano. Sappiamo che la proprietà immobiliare diffusa è il miglior strumento di garanzia del nostro debito e va fatto adesso, secondo noi, in questa legge di bilancio, proprio perché tutti coloro che immaginano di poter riqualificare soprattutto nei condomini i loro immobili, i loro appartamenti, se hanno una previsione troppo a breve termine decideranno di non farlo. Invece per noi, quando dico per noi, non per noi agenti immobiliari, ma per noi sistema paese,
è utile, importante, necessario far sì che questo processo di riqualificazione avvenga da subito con una visione, sapendo che non scade fra 10-12 mesi. In ultimo, la seconda parte della domanda, molto velocemente sul tema delle locazioni brevi, ma chiaramente credo comprendiate con me, voi siete diciamo, il legislatore, è impensabile che si limiti diciamo così, la libera iniziativa privata obbligando un cittadino a diventare un imprenditore con tutti gli oneri, le burocrazie, gli adempimenti fiscali, ma pensate anche alla maggioranza di questi investitori che sono persone spesso di un'età medio-alta che hanno ereditato magari due appartamenti da un genitore, da uno zio e hanno comprato con i risparmi un altro appartamento, che decidono di farlo per periodi brevi incentivando il sistema turistico e creando indotto all'economia locale, devono diventare a un certo punto imprenditore. Cosa faranno? Non acquisteranno altri appartamenti, li venderanno, non andranno certo ad alimentare la locazione ordinaria. Non è questo il modo per alimentare la locazione tradizionale. Cioè, ci sono altri strumenti che sono quelli di un vero piano nazionale di edilizia residenziale pubblica che vada a prendere il patrimonio immobiliare dismesso, lo riqualifichi e lo ponga in locazione a canoni calmierati a tutti i cittadini. Grazie. Grazie Presidente, per il proficuo contributo reso ai nostri lavori. Dichiaro conclusa l'audizione.